Bene, siamo alla settima edizione di Zanzare in Piazza. Abbiamo il piacere, la fortuna e l'onore di avere, secondo me, uno dei personaggi italiani che hanno segnato fattivamente il motociclismo italiano. Vi presento Gabriele Gnani. Bene Gabriele, vuoi parlare, per chi pochi che non ti conoscono, com'è stata la tua inizio carriera come pilota prima di tutto, no? Beh, il mio inizio carriera come pilota è stato nell'82-83 e come tutti i ragazzini dell'epoca volevo correre perché avevo un obiettivo abbastanza preciso che poi non ci sono riuscito, ma volevo diventare campione del mondo. Eccolo. Come penso che chiunque inizi a correre debba sperare un giorno di... Deve essere così. Solo che non è come adesso, che è molto facile iniziare a correre perché ci sono piste, c'è informazione, c'è tutto. All'epoca non c'era niente, quindi era un problema solo riuscire a capire come si doveva iniziare. Eccolo. Dopodiché io, tramite un amico, un certo Zanetti Angelo, tuttora mio carissimo amico, una persona non vedente, conobbi lui per caso una notte nella sua cantina, che era là che lavorava, aveva una Derby 50, e lui mi spiegò le procedure, come si doveva fare. Io chiaramente non me lo feci dire due volte e feci la licenza all'epoca, mi ricordo, tramite il motoclub e compagnia bella, e poi iniziamo questa avventura di corse. Solo che praticamente questa moto aveva qualche problema, aveva qualche difetto che io durante l'anno cercai di risolvere. Dopodiché a un certo punto mi dissi: cavoli, ma se qui ce la rifacciamo di sana pianta, non riusciamo a migliorarla? Avete sentito cosa ha detto? Se la rifacciamo di sana pianta, ecco, questo è Gabriele Gnani. E lì praticamente iniziò un altro tipo di avventura, lì le mie strade si sdoppiarono. Qual è il settore tra le due che ti ha dato più soddisfazione o che ti sta dando più soddisfazione? Pari, sono le due cose vengono su pari, cioè mi hanno dato tantissime soddisfazioni e me ne stanno dando ancora di più, ma pari, perché è una sensazione bellissima costruire una macchina di metallo che alla fine parla a un'anima, a uno spirito, va in moto, funziona, è una cosa meravigliosa. Ed è una cosa meravigliosa poi portarla in gara e vedere che lo funziona, sviluppo, tutto e usarla. Benissimo. Io tre anni fa, non mi vergogno a dirlo, ho pianto sul piano del banco prova quando sulla stampante ho battuto 50.2 cavalli. Ragazzi, che era un obiettivo mio da due anni che ce l'avevo, di sforare i 50 cavalli, che era parlando della 125, ecco, qui ovviamente. Forse gli ascoltatori non ti hanno, però era una 125. 50 cavalli era un muro invalicabile. Era invalicabile e io tre anni fa battei 50.2, mi scesero le lacrime che bagnai tutto il piano, quindi ecco. Sicuramente gli ascoltatori che ne masticano di motociclismo hanno già capito con chi abbiamo a che fare. Va bene, ma però gli inizi li hai fatti con la categoria 50, sì, però. Sì. Due anni con la categoria 50, che era quella che mi piaceva di più, era bellissima. Certo. Come vedi qua ci sono 50, pochi 80. Secondo te la categoria 80, che senso ha avuto per la federazione? No, la categoria 80 secondo me, allora, io ci ho corso poi nell'80 per 4-5 anni. E hai avuto dei risultati? Ho avuto dei risultati belli, tutto, ma secondo me la categoria 80 non aveva... cioè non aveva, fu cambiata per niente, non aveva senso perché non esisteva un ciclomotore, cioè non esisteva niente di 80. Anche per il mercato non era un indotto zero. Era una categoria che non c'entrava niente, anzi secondo me andava anche troppo vicina alla 125, che un 80 che andava forte si avvicinava alle prestazioni dei... andava anche più forte di un 125 che non andava molto forte, quindi era una roba un po', secondo me, senza senso, però ci siamo dovuti adeguare bene, al regolamento. Bene, fino adesso abbiamo parlato del passato recente di Gabriele Gnani, il futuro di Gabriele Gnani com'è impostato adesso? Il futuro di Gabriele Gnani, io da grande vorrei fare il pilota, quindi
farò il pilota. Farai il pilota. E il costruttore, chiaramente, perché continuerò a giocare con i tuoi nuovi motori. Regolamenti, come li vedi i nuovi regolamenti della federazione? I nuovi regolamenti della federazione, cosa stiamo parlando? Volevo sapere una tua visione sulla Moto 3. La Moto 3. La Moto 3 andrebbe rottamata, non ha senso di esistere. Cioè, non ha senso di esistere, è un crimine contro l'umanità. Grazie di averlo detto, io non ti ho stimolato a dire questo. Ma non Moto 3, Moto 3, Moto 2, Moto GP, è un crimine contro l'umanità. Io avevo contattato poco tempo fa su Facebook l'ingegner Jean Thiel, tu lo conoscerai. Benissimo. Mi ha detto che quando lui ha sentito che i due tempi non giravano più, per lui gli è quasi preso un infarto, ma ha detto che il motore due tempi aveva ancora possibilità di sviluppo. Tu come ritieni? Il motore due tempi praticamente non siamo che all'inizio, cioè lo sviluppo è continuo. Lui mi diceva che quando ha lavorato in Minarelli l'ultimo progetto che aveva sul banco era un motore 50 turbo. Io l'ho sempre vista come una chimera, ma poteva essere possibilissimo. Poteva essere possibilissimo. Un motore turbo 50. Possibilissimo. Però secondo me, come dici te, la chiusura, non so, motivi di business internazionale hanno fatto sì che il due tempi sia morto. Chi ha voluto questo è solo ed esclusivamente la Honda, fine, tutta la colpa è della Honda. Il mercato, allora, un motore a quattro tempi non avrebbe niente, non c'è nessun motivo che esista, perché non ha un vantaggio su un due, uno non ce l'ha. L'ultima cosa che loro la menano anche con l'inquinamento. Sì, anche sì, lì sì, siamo completamente ribaltati, cioè non è vero questo. Non è il problema. Assolutamente. Una Formula 1 in un Gran Premio consuma 24 kg di olio. Ecco, ragazzi. Una Formula 1 24 kg di olio. Una Formula 1. 200 litri, no, 200 kg o 200 litri di carburante più l'olio che consuma, ecco, quindi altro che due tempi, se parliamo di inquinamento. Una Moto GP altrettanto, in proporzione chiaramente, cioè partono litri, più adesso la Castrol sta facendo, tutte le compagnie petrolifere fanno degli oli per questi motori qua, monouso, cioè praticamente ogni volta che si entra in pista bisogna cambiare, e questo non è inquinamento? Questa è una roba pazzesca di inquinamento, cioè questo non è inquinamento, questo qui è una cosa disumana. Ecco, se vogliamo parlare dell'inquinamento. Certo, ragazzi, per chi non l'avesse capito, Gnani è uno che è un bel peperino. Se vogliamo poi parlare di prestazioni, adesso loro stanno paragonando la Moto 3, ma non è un 125 la Moto 3, no, è un 250. Quindi cosa mi vengono a dire che hanno quasi raggiunto la 125? Ma che 125? Quello è un 250. Allora, quelli dei quattro tempi, scusate se mi agito, no, queste cose qui mi fanno un po' arrabbiare. Allora, quando parlano di consumi, parlano a parità di cilindrata. Quando parlano di prestazioni, raddoppiano la cilindrata. Questo è sottinteso, ma come? Cioè, chi ne ha preso per il culo? Assolutamente. Bene, ragazzi, io farei un sondaggio, vorrei Gabriele Gnani in federazione. Magari. Va bene, è stato un piacere averti qui. Piacere mio. Spero che tornerai a farci visita anche l'anno prossimo. Senz'altro. Ragazzi, questo era Gabriele Gnani, grazie. Grazie a voi, grazie.